Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Siamo sempre su FIFA 13, ma come vedete oggi si cambia modalità. Prendiamoci una pausa dal Road to Championship. Siamo su Ultimate Team, non ve l'ho mai fatta vedere la mia squadra finora. Ve la faccio vedere, ma per commentare un po', insomma, per vedere un po' com'è questa modalità, che giocatori ci sono, ho chiesto consulenza di un esperto, perché c'è qui con me Luigi. Ciao Luigi. Esperto, Ciao, ciao. sei un esperto. Ah, Allora, beh, ti spoglio. esperto, diciamo che ne so qualcosa, un po' di esperienza, perché gioco dall'11 da FIFA 11 all'Ultimate Team, dunque con gli anni ho imparato qualcosina, però non è che sono Sicuramente così. più esperto di me, visto che io gioco da metà dell'anno scorso, dai. Ciao Comunque, ragazzi, lei mi presenta un vai, attimo. te lo stavo per dire, presentati. Ok, allora io sono Luigi, come ha detto il mio collega qui, e ho un canale, si chiama 90 Minuti. Faccio, come avrete intuito, video di FIFA. Ho cominciato quest'anno a fare video di FIFA con il 13, ovviamente. Faccio prevalentemente video su Ultimate Team, anche se stavo accennando prima qua al nostro carissimo amico che mi sta ospitando sul canale, quindi lo ringrazio davvero molto. E che probabilmente farò anche una serie riguardante la modalità e carriera con il mio giocatore, e che sarà un pochino particolare, dunque un po' per variare, perché ho visto, non so se hai notato anche tu, che ci sono molti Road to Glory, Sì, Road to quell'altro, è che pieno questa cosa ultimo. sembrava un pochino diversa, giusto per variare un po' dai soliti video, e dunque proverò a fare questo esperimento, poi vedremo se piacerà. Comunque io molto spesso nei miei video, cioè, non chiedo magari di mettermi piace così, dunque se volete passare dal mio canale, bene, dai, comunque, cioè, ok, no, non dico più un cazzo. Concludo io, vi dico Sì. passateci perché io ho trovato il suo canale proprio perché cercavo consigli su Ultimate Team, sui giocatori, su come magari far crediti. Mi sono usciti fuori alcuni suoi video, li ho visti e mi sono iscritto subito. Andate perché merita veramente. Se vi piace, allora, chiaramente se state guardando questo video e non vi piace FIFA, inutile che ve lo dico, magari evitate. Però se invece giocate a FIFA, a maggior ragione se giocate a Ultimate Team, andate assolutamente perché vi date consigli ottimi. Io, anche la squadra che state vedendo in questo momento, non nascondo che alcuni consigli li ho rubati dai suoi video. E siamo qui oggi per darvi anche qualche consiglio, oltre che per farvi Sì, vedere esatto. il mio team, e quindi cominciamo. Beh, vedete che io gioco è una Serie A, innanzitutto l'avrete capito da, insomma, vedete, gioco col 4-1-2-1-2 o 4-4-2 a rombo, come veniva chiamato 10 anni fa. Esatto. Mi ricordo che quando giocavo a calcio, quando ero più piccolo, usavo questo termine, il mio mister, era allucinante, te lo giuro, eh. Te lo giuro, che giochiamo tipo calcio a 9, però lui usava a rombo. No, me lo ricordo benissimo. Roba è vecchio, vecchio. E vabbè, ecco, ovviamente mi squilla il telefono. Ok, scusate l'interruzione, ma come al solito quando faccio un live, un video, qualsiasi cosa, o entra qualcuno, squilla il telefono. È un classico, sì, ma ormai. Ma tanti più iscritti lo sanno poi. Sì. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. 4-4-2 rombo. Serie A. In porta ovviamente Buffon, ma non è che vi devo spiegare il perché, è il miglior portiere, costa parecchio perché io l'ho pagato, beh, io l'ho preso a 60. poco, sì, Ha io fatto le l'ho pagato 68 quando ancora stava sui 75, adesso credo sia calato, Sì, perché non dipende tanto anche dal periodo, cioè adesso all'inizio di Ultimate Team, come ogni anno, i giocatori costano tipo 5 volte di più rispetto a quanto costeranno a dicembre. so. Esatto. E poi, sai, Buffon, quando è che l'avevi preso? Ma io dunque l'ho preso un paio di settimane fa, credo. Dunque, beh, a 68 è buonissimo, Eh cioè. sì, no, ricordo perché i compra ora partivano dai 75 in su, quindi io trovo questo 68, l'ho preso subito. Se posso dire una cosa, Sì. un utente aveva commentato un mio video di uno squad builder davvero molto costoso, ricordo, dicendomi che non tutti possono avere tipo 1 milione di crediti per fare una squadra. E dunque, se ti può andare bene come idea, io proporrei, cioè, magari ha delle alternative un po' più economiche ai giocatori che è in squadra. Sì, infatti adesso ci arrivavo, sì. Con 60.000 crediti, anzi 70.000, visto che ormai il costo è circa quello, e per ora chiaramente poi può essere che vari, anzi sicuramente vari. Vabbè. E un'alternativa davvero valida è Marchetti della Lazio, che ho Infatti. 88, non sbaglio, se non sbaglio, 88 di riflessi, tipo 86 di tuffo, che è una cosa Eccolo lucida. qua, guarda, ce l'ho davanti perché è il mio sostituto di Buffon. Sostituto, ah, pensate, infatti. C'ha 86 tuffo, 81 presa.
Sì. 66 di sti cavoli, 88 riflessi, 81 posizioni, che direi mica male. Sono delle statistiche assurde. Comunque mi pare che non costi più di 2000, se non sbaglio. Beh, oddio, adesso non lo so, i marchetti li ho Sì, comprati ma proprio all'inizio, lo pagai sono sicuro. 6.000. Perché poi sai, poi Buffon della Juve, famoso in tutto il Sì, mondo, eh. dunque la gente, sai, è chiaro che lo cerca di più. Comunque sì, Marchetti è un'ottima alternativa, Sì, e Marchetti, sì. costa 60.000 crediti in meno, ecco. Poi ecco, se volete ancora un'alternativa più economica, se proprio siete tirchi e non volete spendere 2.000 per un portiere, io vi dico che avevo iniziato il primissimo, era Viviano, pagato Viviano, 600, Viviano, capito? io se l'avevo, non so Che se ti ricordi. eh sì, che è un po' pippa ovviamente, però comunque a 79 come valore medio alla fine non è Lo trovi malissimo. a 3,50. Sì, appunto, quindi capite bene che sui portieri, ecco, se non volete comprare Buffon, non Marchetti o Viviano. Poi difensori centrali, io partirei dall'imprescindibile che è Ogbonna, che è un fenomeno, ma un fenomeno, mamma mia. Io ho detto anche nei miei video, sai, Bonna, cioè qualcuno potrà anche insultarmi, ma No, no. secondo me è più forte di, secondo me è più forte di Chiellini sul Sì, gioco. ah sì, ha voglia. Ha più forza e anche più velocità, almeno da, io l'ho usato per una trentina di partite sicuramente, la coppia Chiellini-Bonna, e con Bonna proprio mi trovo meglio, sai. Sì, Ogbonna è veloce. Poi lasciate stare le statistiche, che se lo guardate le statistiche, a parte la velocità, non sembra un granché. E invece no, invece è veramente forte. Poi a me, non so te Luigi, ma a me segna tantissimo su angolo, ma avrà qualcosa Ah, come sì. 25 gol adesso, sì. Madonna, se no io purtroppo non sono capace né a difendere. No, beh, a difendere non so chi sia capace, forse tu. Io sui calci No. d'angolo non troverò mai una soluzione per la difesa. Mi ricordo se l'unico giocatore con il quale ho segnato molto da calcio d'angolo è Klose, però boh, con Eh Ogbonna sì, qualche gol l'ho fatto anche io, però sinceramente non tanti quanti te, però diciamo che sì, è molto forte di testa perché si vede anche dagli interventi difensivi. E metti, cioè, è molto probabile che quando trovi un giocatore in ultimate team soprattutto faccia passaggi filtranti alti, no? Quei bastardi che la difesa va a puttane, non si sa perché. Scusatemi per le parole. no, tranquillo. Era con Ogbonna, che comunque anche alto, cosa sarà? 1,88 tipo? Aspetta, vediamo un po'. No, è abbastanza alto, sono sicuro, perché Sotto, lo non è vedi in proprio campo che spetta, sai. 1,89. Esatto, quindi se già è alto, poi ha anche una buona statistica di testa, quindi sono sicuro che sia Sì, molto forte anche nei calci d'angolo. Cioè, sì, sì. buona, Buona costa, molto adesso forte. costa 3.000 Sì, tipo. adesso non costa niente. Sì, è vero. Buona, prendetelo per forza, ragazzi. E soprattutto prendetelo, ma non toglietelo mai. Cioè, questo anche quando avete una formazione stellare ci deve stare. Certo. Vabbè, Chiellini, stesso discorso per Buffon, è il più forte nel suo ruolo in Italia, quindi. Eh sì, nella realtà sicuramente, almeno secondo me, poi qualcuno magari pensa che Astori sia più forte, non No, no, so, Zapata, cioè, no, no, no. cioè i fanboy delle squadre, però... A parte quello, no. Chiellini senza. Ecco. Poi nel gioco, secondo me, è secondo solo Ogbonna per il discorso che abbiamo appena fatto. Però ecco, la difesa ideale sarebbe Chiellini e Ogbonna. Ovviamente, alternative economiche. Io vi segnalo Ranocchia, che non è un fenomeno, Non è più però altro, non è tanto veloce, se negli è quello interventi il è... problema. molto forte. Però una fisicità impressionante. Anche qui per Ogbonna, sì, per Ranocchia vale. In piccolo il discorso fatto per Ogbonna, che le statistiche non dicono proprio il vero, perché è vero che è Sì, lento, però ha un fisico impressionante, di testa la prende sempre, ed è un altro che su angolo timbra sempre. E poi è altissimo anche lui, aspetta, vado a vedere, 1,95, quindi è un'ottima riserva Ranocchia. Che sì. poi vedrebbe io qui adesso la versione quella in forma, quello di quando stava nella squadra la settimana, È quindi. ancora un pochino più buggato, secondo me, Sì, proprio un però vabbè. po' classico dei giocatori in forma, ecco. No, E un'alternativa, vai, no, giustamente, stavo per chiedere se avevi qualche altra alternativa. scusami se ti ho anticipato, no, ti dico che proprio l'ho provato, io sono trovato davvero molto bene, è poco meno veloce di Chiellini e Gamberini del Napoli, che ha 78 di velocità, è anche non raro, lo trovi a 1000 crediti massimo, ma proprio a farla grossa. È veramente molto forte, anche una buona statistica in difesa, e dunque se uno non vuole spendere quei 40.000 per Chiellini, perché alla fine costa ancora Eh così, sui 40, dai 38 ai 40.000, e veramente Gamberini è un buon difensore. Io ho provato anche Diakite della Lazio e Benatia del mio Udinese, però sono troppo lenti, cioè Diakite è un po' più veloce, ma Benatia in realtà secondo me è molto forte. E anche nelle modalità normali di FIFA, invece su Ultimate Team proprio non ce la fai, ti trovi contro un Sovinco, un Martins, un Eto'o, sei proprio Benatia, rimane lì sul posto.
Ecco, poi invece per chiudere il discorso degli ultra difensivi ho anche Barzagli, Rosa, come vedete, che però tendo a sconsigliarvelo perché costa ancora tanto. Adesso non so, Sì, credo sia sui 15.000, mi sa ancora. Non lo ma so. adesso ho calato, sono sicuro sugli 8.000, perché devo vedere. Comunque, vi dico che non fatevi ingannare dall'84 che ha come overall, Eh perché sì, assolutamente. sia chiaro, io non lo vendo perché comunque è un buon difensore, però a quel prezzo prendete nomi migliori, primi su tutti i gamberini, quindi ecco, Sì. Barzagli, io ho fatto devo di prenderlo, poi non lo fate, non lo prendete. Poi passiamo sulla fascia destra e io vedete ho Abate, qui c'è veramente poca scelta in Serie A. Ignazio va via bene, cioè, Sì, non ah, costa 91 mi pare che velocità. cita. Quanto, 93, 93. sì, comunque come alternative al suo livello assolutamente non ce ne No, non c'è sono. nessuno, ma guarda, se vai a vedere negli altri campionati, poi come terzini ce ne sono anche di migliori, perché devo essere sincero, Abate va molto bene in fase di spinta soprattutto, Sì, però sì, in difesa come c'è qualcosina di troppo, anche di sì. testa non salta mai, quindi No, 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 non è ma. l'ideale. Cioè, diciamo che se fate la Serie A sulla destra sarete sempre un po' scoperti, però Abate va sicuramente bene. Dovete, se avete una Serie A dovete prenderlo, perché non ci sono Cioè, alternative. ti dico, alternative d'oro assolutamente, al suo livello non ce ne Sì, sono, no. però i giocatori d'argento, se uno vuole fare la Serie A d'argento, allora sì, o c'è cioè, qualche giocatore che non è magari tanto conosciuto, tipo della Sampdoria, mi pare, e comunque di squadre a circa metà classifica o poco meno, che comunque cioè, sono sai, quei giocatori d'argento che hanno boh, 70 di totale e 90 di Certo. velocità oppure 88. E ne ho trovato uno, anche se della Serie B del Sassuolo, che è italiano, dunque comunque ci andava bene e fare un ibrido con la Serie A. E si chiama Laverone, che è davvero ottimo, ha 82 di velocità e costa pochissimo. Dunque, se avete cioè, i giocatori da collegare al vostro terzino destro, avete tutti i giocatori italiani, potete provare anche questo giocatore qui che è d'argento. Ma sai, i giocatori d'argento, nonostante le statistiche dicano il contrario, sono, cioè, molto spesso sono anche allo stesso livello dei giocatori d'oro. Sì, è Quindi, vero. no, cioè, io so che i giocatori d'argento, per esempio, messicani, ho provato a fare una squadra. Non so se li conosci i giocatori messicani Ah, d'argento. argento no, proprio per Ecco. niente. Gente, ecco, guarda, gli giocatori statunitensi che in realtà probabilmente sono abbastanza delle pippe perché c'è un difensore centrale che ho provato io che ha 93 di velocità, cioè d'argento, cioè dici che è chiaramente fortissimo. E quindi i giocatori d'argento, considerate anche quelli, secondo me, nel fare una squadra d'oro perché soprattutto in FIFA 13 veramente sono davvero molto, molto forti. Ecco. Ecco, e infatti lo stesso è il fatto che io come riserva di Abate ho Cassani che è un buon marcatore e niente più perché era Sì, 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 velocissimo. Quindi. sì, sì, sì. Poi anche Valverde, vedo che è tra le riserve, è molto forte, secondo me. Però Baldretti gioca dall'altra parte a sinistra. Sì, c'è cioè, Criscito, hai fatto veramente molto, molto, molto Sì, bene. Criscito, Criscito è secondo me è anche un po' bugato perché non è così forte come difensore. sì, assolutamente. L'ho usato nella squadra russa, della Ros. Sai, come si pronuncia in russo, Lega Russa? Tipo è Rosgostrakna, una roba del genere, mi ricordo che c'era Vabbè, cioè, per il suo sì. me è Lega Russa, quindi. Eh sì, beh, anche per me ovviamente. E comunque sì, no, Criscito è molto forte, sì, l'ho provato, è molto molto forte, non c'è dubbio. poi ecco, ha 82 di velocità secondo le statistiche, ma No, ne ma dimostra no. almeno 88-90 perché batte Sì, veramente. veramente, veramente, hai ragione su Gran questo. piede sui cross, no, Criscito veramente, anche di testa, nonostante 69 qui alle statistiche, salta molto bene. Sì, Io. sì, sì, sì. E non costa neanche tantissimo, credo sui Sta 4.000, sui 3.000, 3.000, sì. Poi 3-4. chiaramente dipende anche dal modulo, cioè se Sì, vabbè, compri nel certo. 5-2-1-2 costa molto meno che nel 4-1-2-1-2. Comunque se costa sì su quei soldi lì e ne vale la pena, secondo me. Sì, assolutamente. Poi. Io uso come riserva Balzaretti, anche se qui è improprio per la riserva, perché lo metto molto spesso, a parte che è ottimo, un po' meno veloce, ma lo metto molto spesso per via delle linee verdi, perché così ha la linea verde sia con Giovinco Sì. Sì. sia con Ogbonna. Però, Sì. ecco. Perché alla fine io ho notato questa cosa qui, che se anche i giocatori hanno 9 di intesa, soprattutto negli ibridi, però hanno solamente la striscia arancione, ma Sì. comunque 9 di intesa, non hanno la stessa intesa che hanno È con le vero. linee verdi. Perché cioè, dovrebbe essere invece che l'intesa data dal numero, invece con le linee verdi si vede che girano molto meglio i giocatori. Io Sì,
e con la squadra brasiliana che ho fatta, che chiaramente la maggior parte delle linee erano verdi perché erano della stessa nazionalità e magari dello stesso campionato, veramente se si sentiva la differenza. Io proprio 2 minuti volevo proprio chiederti questa cosa, perché per alcuni è una leggenda il fatto che l'intesa faccia migliorare il gioco, mentre per altri è quasi un credo. Secondo te, no, è meglio a volte sacrificare un po' della tecnica, quindi magari mettere un Balzaretti che è un po' meno forte rispetto a un Criscito, per guadagnarci l'intesa perdendo qualcosa sul piano tecnico? Sì. Soprattutto se hai magari meno crediti da spendere, quindi cioè, Balzaretti costa un decimo, credo, di quanto costi, Sì. e Criscito, per esempio. No, comunque io, e devo dire che questa cosa l'ho notata, che non dovrebbe, come ho appena detto, non dovrebbe essere così, e che con le lineette verdi o arancioni cambi di tanto l'intesa. Invece c'è È proprio vero. sia giocatori, per esempio in difesa, che si chiudono meglio, che non vanno a caso per il campo dopo i passaggi filtranti, e quindi no, è vera questa cosa. È infatti poi un discorso che ritroviamo anche più avanti, perché se, beh, saltiamo un attimo il mediano, andiamo un attimo sulla fascia destra così ci ricolleghiamo, perché io ho Maggio. Maggio che non è in sé per sé un gran gioco, cioè non è fortissimo, è un buon giocatore, però io l'ho messo in panchina, ho al suo posto Palacio che è molto più forte. Ah, sì. Ma ho messo Maggio perché mettendo Maggio guadagno ben 4 linee verdi, perché diventa verde con Abate, con Sei Marchisio, con italiano Hamsik e con Cavani. e fai bene secondo me, perché alla fine comunque Mazzo, io ti dico, l'ho provato, e allora aspetta, Mazzo è però esterno Sì, destro, destro, destro. e c'era anche un altro esterno destro molto forte che non ricordo, mi pare sia Zuniga o No, sbaglio, Zuniga a no, sinistra. è sinistro, è comunque un altro esterno destro più veloce, è Diabiani, Bianchi sì, ce l'ho anch'io, cioè, tra i Ciao, vari. Grizza 96 di velocità. Sì, è vero. Dico, con Mazzo, vabbè, chiaramente è meno veloce di Biabiani, però non lo so, nel tornare, nel capire i passaggi del centrocampista, Sì, proprio si sente la sì. differenza, cioè, è proprio vera questa cosa Poi delle linee. Maggio, ecco, Maggio se volete anche essere un po' più equilibrati, a parte, ecco, diciamo, velocità 85, sono anche un po' di più. Tiro ottimo, 70, 73, per essere un esterno. Sì. Passaggio 81, dribbling 76, sì, discreto. Ma Di cross. la difesa e la testa, sì, cross anche, bravo. La difesa 77 è uno che torna molto in copertura e di testa è fortissimo Maggio. È una cosa rara per un esterno. Maggio è devastante di testa. Sei anche tu forte a fare i colpi di testa, perché ti dico, io proprio con pochi giocatori sono riuscito a fare tanti colpi di testa. Cioè, trovo più facile fare un long shot dalla tre quarti campo che non segnare dal calcio d'angolo. No, ma te lo giuro, è proprio, non lo so, è proprio sono una mia Ah, disabilità. guarda, io dopo quando arriviamo all'attacco faccio solo quasi solo gol di testa. Io sarà che gioco anche molto in quel modo. Io soltanto con Miroslav e Eh sì, anch'io. della tua Lazio, della tua amata Lazio, ecco. Ah, va, va. Con lui proprio mi sono trovato molto bene, però sinceramente, ecco, lascio a te la parola sui colpi di testa, No, ecco. vabbè, io perché gioco molto, mi piace molto andare proprio all'italiana sulla fascia e buttare palle in mezzo. Poi avete già intravisto in attacco a Cavani, adesso c'è Di Natale, prima c'era Klose, quindi vedete che solo di testa si giocava. Grande uomo di Natale. Sì. Passiamo, chi c'è, Zobinco a sinistra. Sì, a sinistra c'è Giovinco, anche questo è imprescindibile, se avete una Serie A dovete averlo a sinistra, è devastante. Statisticamente Robinho sembra meglio, ma non fatevi ingannare. Giovinco è un fenomeno, vai. Adesso, Zovinco cosa costa sui 7.000 crediti? Guarda, madonna, io all'epoca lo pagai 21.000. Me l'hai preso ancora un bel po' di tempo Sì, fa. questo l'ho preso, sì, adesso non so quando, ma è un Se bel c'è una tot. cosa sicura è che rispetto alla realtà, cioè proprio se guardate Zovinco giocare nella realtà, dice non lo comprerò mai su Ultimate Team. Invece, cioè, quando te lo trovi contro, ti sembra che è un pericolo, perché Cristo c'è 90 di velocità. Ah, sì, poi 92 velocità, 92 82, tecniche guarda. importantissime. Ecco, e proprio poi essendo piccolo e scatta via proprio. Ed è sempre un pericolo perché poi ti fa anche 4 stelle di skill, se non sbaglio. No, skill 3, mi Ah, pare. proprio gli fail continui per lui. Piede debole 4 addirittura. Poi comunque sì, avendo piede debole 4 stelle anche nelle skill, avendo 3, comunque non è Sì, non è male. Un male, non è giocatore così male. veloce è sempre molto Poi pericoloso. ecco, sulle statistiche dice tiro 78, ma se vuoi tirare da tre quarti con Giovinco, sempre sotto l'incrocio. Sì.
sia di potenza sia di precisione. È una bestia il Giovinco, Io ti veramente. dico, avevo provato e come, cioè, quando usavo la Serie A avevo quasi sempre, mi ero trovato molto bene con Estiga Ribbia della Sì, la Sampdoria, Samp, non mi provo a essere. 88 di velocità, però adesso chiaramente considerando i discorsi che abbiamo fatto prima, anche vedendo la tua squadra, Giovinco mi sembra una scelta più giusta perché abbiamo Marchise come mediano Sì. e dunque fa creare più linee nette verdi ed è importante per avere una squadra che funzioni al meglio. E poi ecco l'alternativa a Giovinco. Io mi sono, nonostante sia romanista e faccio vedere affezionare il Milanese, mi sono affezionato da matti a Lulic. Non so se l'hai provato. È che mi pare che sia anche non raro. No, non è raro. Non è raro, È infatti. raro sia 84 giusto di velocità. 85, Sì, 85. che non è una cosa facile da trovare un giocatore non raro con così con delle Esatto. statistiche. Cioè, di totale quanto è che ci avrà? 80. 80, ma la cosa bella è che, a parte che io l'ho acquistato proprio all'inizio, appena ho iniziato a giocare, l'ho pagato nel 2009, quindi adesso costerà 1000, forse, non lo so neanche. No, meno perché se non ho raro, a parte David Luiz che costa sempre tasse, vabbè, lui è È il più buggato mio adesso, possiamo anche, dirlo. sì, anche cioè, sui 400 dovrebbe costare, sai, Ah, tipo ecco. tazzo. Sì, 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 sì. Questo, se cominciamo nella serie A, dovete prenderlo e vedrete che lo terrete a lungo, anche perché al di là della velocità e del dribbling, che sono ottimi, questo proprio tecnicamente segna tantissimo. Con i tiri è una bomba. I cross che lo dica fare con entrambi i piedi, infatti, piede debole anche lui, 4 stelle. È Sì. veloce, anche alto, quindi c'è anche del fisico, 1,83. Quindi, è un gran giocatore, veramente gran giocatore. Infatti, quando Giovinco è stanco o infortunato, non faccio fatica a metterlo lui perché va bene lo stesso. Poi non so se tu hai altre alternative oltre a Estiga, Ribbia e Lulic. Cioè, Sì, c'è anche Zuniga, Zuniga, te lo tipo. stavo dicendo, molto veloce anche lui. Però Estiga Ribbia è quello che mi è piaciuto di più, sinceramente, tra quando c'è stato Zuniga. Estiga Ribbia non so, ha 88 di velocità. Ma sembra che abbia 90. Lo sai, me lo sono trovato contro, è molto molto rognoso, è vero. Sì, poi costa poco, dunque è un'ottima alternativa. Costa, cioè, costa poco più che scartarlo, no? Costa tipo 700 crediti, dunque cioè, Giovinco costa ancora tanto, quindi Sì, per sì, ora, sì. cioè, se comunque è una squadra, cioè, anche adesso, no? Abbiamo visto che ci sono Chiellini in difesa, cioè che uno dice, cavolo, ma costa stra tanti soldi questa squadra. Invece alla fine, se a posto di Buffon metti uno un po' meno costoso, se a posto di Marchetti. Chiellini, Marchetti, metti un Gamberini a posto Gamberini, sì, infatti. di Chiellini, metti comunque un Lulic invece di Giovinco, questa squadra si può fare benissimo e vi troverete Sì. veramente bene, cioè, quindi capito Sì, non così. è che costa molto, anche perché la serie A non è che sia di livello altissimo, quindi. No, no, ma comunque io ho notato che questa è stata abbastanza snobbata all'inizio. Sì, Io vero. trovo pochissime squadre della Serie A, tutte chiaramente della Barclays oppure della È Liga. vero, vero. Invece ora vedo molte persone, sì, sono nella Divisione 1 e purtroppo mi piacerebbe molto essere più indietro, ma saranno purtroppo hanno fatto queste stagioni qua, non so se, cioè, se a te piacciono, ma è Ah, sincero. a me sì, sinceramente. Ma tu adesso sei alla prima? Io adesso non so se sto in secondo o in prima. Il problema è che nella prima trovi tutta gente col Sì, 5-2-2-1, no, col... ma lo so, l'ho vinta proprio 3 giorni fa la prima, quindi. Ah, ok, cioè, no, io invece ho avuto un po' di rogne, poi cadute di connessioni, Sì, bastardo. quello è, io adesso, non ero se sono in seconda edizione, sono già in salita, però sono caduto proprio perché ho perso 3 partite a tavolino perché della connessione. Sì. Sì. Ah. Vabbè, poi i bug, insomma, lo sappiamo com'è la storia. Se la Quindi. fanno. Vabbè, dai. Bene, si conclude qui la prima parte di questo video, perché io e Luigi ci siamo dilungati sulle disquisizioni tecnico-tattiche. È venuto un video troppo lungo, quindi abbiamo deciso di comune accordo di dividerlo in due parti, così da non renderlo troppo noioso e pesante da guardare. E quindi speriamo vi sia piaciuta questa prima parte. Rimango ad analizzare il mediano e tre d'attacco, trequartista più le punte. Ovviamente non ci soffermeremo solo sui giocatori che ho in rosa io, ma vi daremo anche qualche consiglio su altri giocatori buoni da prendere nella Serie A. E quindi niente, rimanete dalle parti del mio canale perché fra qualche giorno arriverà la seconda parte. Nel frattempo andate a iscrivervi al canale di Luigi, che avete visto che è molto competente e molto bravo. E io vi do appuntamento alla seconda parte, quindi non mancate. Ciao a tutti!